è stato un palio movimentato, appassionato, sentito, non poteva davvero essere più bello di così. Dopo il ritorno, dopo 2 anni di stop, Porto Santo Stefano ha abbracciato la sua manifestazione più importante, il palio marinaro dell'Argentario. A trionfare è stato il Rione Pilarella. Diciamo un palio bello dark. Bello dark perché a una certa c'erano le nuvole proprio, eravamo lì con atmosfera dark, diciamo così. Un palio sentito, appassionato, insolito, per questo bellissimo. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, il palio marinaro dell'Argentario è tornato in una Porto Santo Stefano gremita di turisti. L'edizione della ripartenza non poteva essere più particolare di così, sotto la pioggia con un mare insolito nei suoi colori. Praticamente un vento laterale così teso con le onde ti portavano ad andare fuori campo, quindi dovevi stare con la direzione quasi di traverso, la remata era sconnessa di continuo, la barca era ferma di continuo, era tutto un ripartire, un lavoro molto più muscolare. Madrina l'atleta paraolimpica Ambra Sabatini, stella dell'atletica e medaglia d'oro alle Paraolimpiadi di Tokyo 2021. Siamo contenti di averla avuta come madrina, lei è veramente una persona molto dolce, molto umile, molto tranquilla, guarda, e ti emana una serenità esemplare. Ti devo dire questo, che oggi guardavo lei durante questo tumulto che c'è ancora in atto, e mi rassicurava e rassegnerava molto. Lo stadio di Turchese alla fine ha visto prevalere il Rione della Pilarella, i favoriti, con la Croce che ha comunque tenuto testa e Fortezza in Valle più indietro. Nei 4.000 metri a mare però stavolta sarebbe successa un'invasione di campo. Un'imbarcazione privata avrebbe invaso la corsia del Rione Valle, che quindi ha deviato il suo percorso e perso tempo. La giuria a mare, che si era confrontata con l'ente palio, aveva poi confermato che tutto era regolare, il palio non è stato interrotto ed è stato proclamato il vincitore. Il Rione Valle potrebbe adesso fare ricorso entro le prossime 72 ore. Palio bellissimo, sì, è ovvio che se succedono certe cose tra rioni e rionali, insomma, gli animi si scaldano un po'. Grazie alla produzione della diretta televisiva curata dalla nostra emittente e andata in onda sui canali del digitale terrestre, satellitari, web e social, anche questa volta questo angolo di paradiso ha fatto letteralmente il giro del mondo. Alla nostra redazione sono arrivati messaggi non solo da tutta Italia, ma anche da oltreoceano, da Houston in Texas fino a Melbourne in Australia. Abbiamo avuto delle riunioni consistenti prima con i comitati di sicurezza in prefettura, in questura, con i carabinieri, abbiamo fatto del nostro meglio. Mi pare che tutto da quel punto di vista sia andato bene. Comunque io sono contento di come sia andata, perché quando tutto si chiude senza incidenti sono felice.